Eccoci, in questa puntata parleremo di Jean-Jacques Rousseau, un importantissimo esponente dell'illuminismo francese con una vita un po' particolare. Iniziamo proprio dalla sua biografia per poi andare a vedere che cosa ha scritto e qual è il suo pensiero filosofico. Eccoci qua. Allora, innanzitutto, come vedete, è nato e vissuto praticamente durante il periodo del Settecento, quindi tra il 1712 e il 1778. Lui è un personaggio molto particolare, lo vedremo nella sua vita, un eremita a un certo punto perché cercava esilio praticamente dappertutto e poi scopriremo anche perché. Ha avuto una vita molto intensa, è stato un importante esponente dell'illuminismo francese. Il padre era un orologiaio, un semplice orologiaio, e la madre invece era morta subito dopo il parto, tant'è che lui ha scritto questa frase che insomma da psicologa mi ha dato molto a cui pensare, poi soprattutto in riferimento alla sua vita. Costai la vita a mia madre e la mia nascita fu la prima delle mie sventure. Quindi pensate un po', già si era tirato la zappa sui piedi sin da subito. Poi ha iniziato a fare dei lavori molto umili fino ad arrivare alla carriera. Ha iniziato come precettore dei figli di un magistrato a Lione, poi dopo come segretario, poi a un certo punto partecipa ad un concorso dell'Accademia di Digione, dove veniva chiesto nel concorso di scrivere un discorso, comunque di parlare delle scienze e delle arti e se le scienze e le arti migliorano i costumi di un paese. Lui scrive il discorso sulle scienze e le arti nel 1750 e vince quel concorso e da lì è iniziata la sua ascesa come pensatore dell'epoca. Poi fa un altro concorso che non vince, ma grazie proprio alla sua opera, al suo discorso sull'origine e i fondamenti della disuguaglianza tra gli uomini, inizia a suscitare grande interesse nella popolazione, ma anche molte critiche. Quindi poi vedremo. Tra l'altro, appunto, inizia a scrivere in quegli anni La Nuova Eloisa nel 1760, Il Contratto Sociale nel 1762 e L'Emilio nel 1762. È stato proprio L'Emilio e poi anche il Contratto Sociale essere stati proprio duramente condannati e vedremo poi nel proseguo della lezione per quale motivo sono stati condannati. Ma io adesso ti voglio leggere un passaggio interessante, scritto proprio dall'arcivescovo di Parigi. Condanniamo il detto libro come contenente una dottrina abominevole, atta a sradicare la legge naturale e a distruggere i fondamenti della fede cristiana. Come asserente massime contrarie alla morale evangelica, come tendente a turbare la pace negli stati, a far ribellare i sudditi contro l'autorità del loro sovrano. Insomma, bella tosta, è questo che ha scritto l'arcivescovo di Parigi. Chissà che cosa avrà fatto Rousseau e lo scopriremo. Rousseau scrive una lettera in risposta per appoggiare il calvinismo contro il cattolicesimo, ma non viene pubblicata. Lui si arrabbia moltissimo, tant'è che a un certo punto rinuncia persino alla cittadinanza ginevrina e si trasferisce in un altro paesino, sempre in Svizzera. Ma ormai purtroppo è considerato un uomo infame, un uomo dalle vedute strane, un padre, un marito terribile, perché poi nel frattempo ha avuto anche dei figli. Insomma, la sua fama era decisamente pessima. Adesso vediamo cosa succede. Ecco, è talmente stata pessima che lui è stato bersagliato ed è stato anche malmenato. Vediamo che cosa ha scritto. Mi si ammonì dal pulpito, fui chiamato l'anticristo e perseguitato nella campagna come un lupo mannaro. Già per i sentieri dei ciottoli cominciavano a roturarmi dietro, infine fui assalito nella mia dimora. Infatti fu assalito, gli furono lanciati una grandinata di ciottoli, di sassi e lui a un certo punto scappa, inizia a cercare esilio un po' dappertutto, cioè fugge in diversi luoghi, non trova mai pace, viene anche aiutato da Hume, che lo ospita, ma siccome lui ormai Rousseau aveva queste manie persecutorie, insomma, diciamo
ci sono un po' di dissidi con Hume e scappa nuovamente, torna a Parigi in una bettola praticamente, cioè in un posto veramente bruttissimo, e inizia a scrivere le Confessioni, che sono poi state pubblicate postume e sono uno dei capolavori di Rousseau. Poi appunto si ammala sempre di più, insomma la sua salute sia mentale che fisica è molto cagionevole e nel 1778 muore. Ma adesso giustamente sarai curioso di capire perché è stato così tanto condannato dalla Chiesa, dai molti pensatori dell'epoca. Quindi scopriamo proprio per quale motivo e qual è il suo pensiero filosofico. Partiamo proprio con il discorso sulle scienze e le arti, che abbiamo visto essere stato il discorso che ha fatto vincere il concorso proprio a Rousseau. Allora, questo discorso è costituito da una prefazione e da due parti. Nella prefazione lui già parte a gamba tesa, diciamo così, nel senso che lui rivendica l'importanza, il diritto di un pensiero critico e autonomo. Ossia, lui dice: è importante che ognuno pensi in modo critico e autonomo, anche sapendo che potrebbe andare contro il pensiero dei ben pensanti, il pensiero delle altre persone, però che sia autonomo, che sia critico, che sia un pensiero che non sia omologato, e adesso vediamo perché. Nella prima parte, infatti, lui sottolinea il fatto che le scienze e le arti non hanno contribuito a purificare i costumi, ma invece li hanno corrotti, e vediamo proprio questo passaggio che è bellissimo e trovo molto attuale, infatti poi mi piacerà avere i vostri commenti qui sotto. Prima che l'arte avesse modellato le nostre maniere, i nostri costumi erano rozzi, ma naturali. E la diversità dei comportamenti rivelava al primo sguardo la diversità dei caratteri. Oggi, nei nostri costumi, regna una vile e ingannevole uniformità e tutti gli spiriti sembrano usciti dallo stesso stampo. Non si osa più mostrarsi come si è, così non si saprà mai bene con chi si ha a che fare. Ecco, ferma questa video lezione proprio per riflettere su questi punti e scrivimi qui sotto nei commenti che cosa ne pensi. Stiamo parlando del Settecento, ma poco ci manca rispetto a questo discorso che credo sia veramente molto attuale adesso, soprattutto con i social. Prima l'arte era qualcosa, prima dell'arte, prima della nascita delle arti e delle scienze, l'uomo viveva in maniera molto rozza, come gli spartani. Infatti Rousseau fa proprio la distinzione tra spartani e ateniesi. Lui contrappone questi due aspetti, cioè l'Atene molto filosofica, molto raffinata, e gli spartani che sono rozzi, che sono privi magari di conoscenze scientifiche, di arti, eccetera, ma vivono in modo naturale e soprattutto sai chi sono. Invece nel caso degli ateniesi o nel caso delle persone della sua società o della società odierna, mi viene da pensare, queste arti e queste scienze hanno contribuito proprio a corrompere i costumi, non a purificarli, proprio perché, come dice, lui dice: nei nostri costumi regna una vile, ingannevole uniformità. Siamo fatti tutti con lo stampino, ci omologhiamo tutti alla massa, o quasi tutti, tutti vestiti nello stesso modo, tutti con lo stesso cellulare, tutti omologati, diciamo sempre le stesse cose. E questa è un'ingannevole e vile uniformità. E tutti gli spiriti sembrano usciti dallo stesso stampo, quindi siamo fatti tutti con lo stampino. Non si osa più mostrarsi come si è, così non si saprà mai bene con chi si ha a che fare. Questa è la realtà dei fatti, cioè che non ci si mostra, si vuole apparire invece che essere. Questo è il punto chiave, fondamentale. Sempre nella prima parte del discorso sulle scienze e le arti, lui inizia a
delineare quella che poi è stata nei vari scritti, nelle varie opere, un po' il suo must, il fatto, la contrapposizione tra cultura e natura. Infatti lui scrive: la natura ci ha voluti salvaguardare dalla scienza, come una madre strappa un'arma pericolosa dalle mani del proprio bambino. Quindi la natura ha cercato di salvaguardare l'uomo, l'abbiamo visto prima, cercando di non creare quell'aspetto culturale delle arti, delle scienze, che poi allontana l'uomo dal suo vero essere e lo fa diventare un essere apparente e non un essere in quanto tale. Nella seconda parte ci sono alcuni aspetti molto interessanti che poi si vedranno anche nelle varie opere di Rousseau. Innanzitutto lui parla dei vizi, cioè lui dice che le scienze e le arti nascono dai vizi, non nascono dalle virtù, che vengono alimentate dall'ozio e dal lusso e aumentano la disuguaglianza sociale. E attenzione, perché qua è molto importante questo aspetto che poi vedremo anche nelle prossime opere. La fonte prima del male è la disuguaglianza. Dalla disuguaglianza sono venute le ricchezze, dalle ricchezze sono nati il lusso e l'ozio, dal lusso sono venute le belle arti, dall'ozio le scienze. Quindi tutto nasce dalla disuguaglianza sociale. Questa è stata la causa di tutto il resto, è stata la causa che ha portato come conseguenza a ricchezze, ricchezze che hanno portato a lusso e ozio, e il lusso ha generato le belle arti e l'ozio le scienze. Ecco che però sono state le disuguaglianze sociali che hanno portato a tutto questo. E ovviamente queste disuguaglianze sociali allontanano anche dall'etica e dalla morale, perché pensiamo, vediamo proprio quello che dice. Abbiamo fisici, geometri, astronomi, poeti, musicisti, pittori, ma non abbiamo più cittadini. Quindi noi facciamo un sacco di ruoli, perché abbiamo studiato scienze, perché abbiamo studiato le arti, quindi siamo fisici, geometri, pittori, scrittori, eccetera, eccetera, però abbiamo perso il nostro essere cittadini, che è il primo punto fondamentale, come citando anche filosofi come Platone, Aristotele. È la base di partenza. Noi abbiamo perso proprio questo aspetto. Ci siamo sovrastrutturati, abbiamo creato delle sovrastrutture e questo, secondo Rousseau, parte proprio dalla disuguaglianza sociale. E vediamo proprio che lui approfondisce questo aspetto in un altro discorso. Eccoci arrivati proprio ad un altro discorso, il discorso che egli tenne sull'origine della disuguaglianza proprio sul secondo concorso a cui Rousseau partecipò. E la domanda era questa: qual è l'origine della disuguaglianza tra gli uomini e se essa sia autorizzata dalla legge naturale? Rousseau non vinse quel concorso, però sicuramente il suo discorso sull'origine della disuguaglianza iniziò a sancire quello che è stato poi il suo pensiero filosofico e iniziò a calpestare un po' di piedi e a gettare un po' di semina attorno al suo pensiero filosofico. Ecco, lui dice: per poter comprendere la disuguaglianza sociale bisogna prima di tutto comprendere l'uomo, l'uomo nella sua natura, nel suo stato, nel famoso stato di natura. Tanti filosofi si erano occupati dell'uomo, dello stato di natura, di com'era, di come è diventato quando insomma, la civiltà lo ha reso più civilizzato. Pensiamo per esempio a Hume, pensiamo a Hobbes, insomma, sono stati tantissimi filosofi. Ecco, vediamo proprio la versione, l'idea di stato di natura secondo Rousseau. Allora, innanzitutto l'uomo di natura non coincide con il selvaggio, perché l'uomo di natura è proprio come se fosse quando uno pianta una piantina, la prima cosa fondamentale è il seme. Ecco, il seme è la cosa più pura, il punto di partenza. Il selvaggio è addirittura già uno step aggiuntivo. E nello stato di natura l'uomo vive in equilibrio tra quello di cui ha bisogno e le risorse per procacciarsi ciò di cui per soddisfare i propri bisogni. Ossia, io ho dei bisogni,
ricerco quelle risorse perché possa io appagare i miei bisogni. Ecco, questo è né più né meno. Ho, facciamo proprio in modo, 10 bisogni, io trovo 10 risorse per appagare questi 10 bisogni, ve la faccio proprio in modo molto estremizzato. Però c'è un equilibrio, non ci sono più risorse rispetto ai bisogni e neanche il contrario, quindi c'è un equilibrio. Inoltre, l'uomo nello stato di natura vive nel presente, non ha progettualità verso il futuro. È quello che io poi chiamo, per quanto riguarda le neuroscienze, il cervello rettile, il cervello, il primo cervello che si è evoluto, cioè il cervello istintivo, il cervello che vive per sopravvivere, non ha dei progetti futuri perché vive nel presente per soddisfare i suoi bisogni, i bisogni che ha in quel momento, non i bisogni che pensa di avere tra 10 anni. Ecco che quindi non c'è progettualità. Inoltre, l'uomo nello stato di natura, secondo Rousseau, è innocente, cioè non è né buono né cattivo, ma ha due sostanziali caratteristiche: l'amore di sé e la pietà. Allora, attenzione perché l'amore di sé non è l'amor proprio nel senso egoistico del termine, ma l'amor di sé è l'amore della sopravvivenza, nel senso che l'uomo prima di tutto bada alla sua sopravvivenza. Quindi l'amore di sé, io devo preservarmi, devo preservare la mia salute, il mio benessere e quelli del mio branco ristretto. E poi dopo penso al resto. Però c'è anche l'aspetto, quindi l'amore di sé è più conservativo e poi c'è anche la pietà. La pietà perché l'uomo nello stato di natura ha compassione, quindi patisce insieme, compassione, vuol dire che ha pietà nei confronti di altri suoi simili che magari soffrono, muoiono, hanno problemi, eccetera. Quindi c'è comunque una componente sociale. Quindi l'amore di sé è più legato ad un aspetto intrapsichico, quindi interno, invece la pietà è un aspetto più dell'animale sociale. Inoltre l'uomo è indipendente, asociale, libero. Perché? Perché secondo Rousseau l'uomo non è nato per stare con gli altri, anche se c'è questa componente della pietà. Nel senso che l'uomo nello stato di natura sta bello, tranquillo, indipendente, asociale, nel senso che non si deve legare a dei gruppi, a delle tribù, alla socialità, è libero e si lega soltanto per gli atti sessuali. Quindi quando c'è una pulsione sessuale, quando si vuole fare attività sessuale, quindi procreare, allora si va a legarsi per poi dopo slegarsi. E anche con i figli ci si lega per un momento, fin tanto che, come succede con gli altri mammiferi, con gli altri animali, fin tanto che i figli hanno le gambe, metaforicamente parlando, per poter sopravvivere. Quindi, secondo Rousseau, sostanzialmente l'uomo è solitario, è asociale, indipendente, libero, non ha bisogno di legarsi agli altri se non per un'attività sessuale sporadica che nel momento in cui viene fatta, però poi si chiudono i rapporti. E questo, torno a ripetere, che è proprio tipico del cervello rettile, che è il primo cervello dei tre. Se volete potete andare a vedere il video proprio sui tre cervelli di Paul MacLean, che si è evoluto nel nostro cranio ed è proprio legata al cervello della sopravvivenza, che bada soltanto a sopravvivere, quindi pensare al proprio bisogno fisiologico, mangiare, bere, dormire, fare sesso per procreare, quindi per portare avanti la specie. E quindi qua è proprio l'uomo nello stato di natura di Rousseau, l'uomo che vive nel presente, non ha progettualità, non ha futuro. Quella parte di cervello lì è proprio così, non c'è la parte di progettualità che invece è la parte alta che io ho chiamato la parte dell'Homo sapiens. Detto questo, adesso che abbiamo delineato l'uomo nello stato di natura, allora adesso la domanda sorge spontanea. Perché ad un certo punto l'uomo si è dovuto legare? Stava così bene? Cioè, uno dice indipendente, sociale, libero, amor di sé, pensa al presente, c'è un equilibrio tra necessità, e risorse. Perché si è dovuto, legare agli altri e civilizzarsi? Ecco, adesso rispondiamo proprio nel discorso sull'origine della disuguaglianza, nasce proprio qui la disuguaglianza e lo vediamo insieme nella prossima slide.
che arriviamo quindi a capire che cosa è successo e cosa ha portato l'uomo dallo stato di natura alla società. Il passaggio è avvenuto proprio come abbiamo già visto, dall'uguaglianza alla disuguaglianza, quindi dal momento in cui l'uomo non è più libero, indipendente, asociale perché si lega soltanto per gli istinti sessuali e si lega con gli altri, si iniziano a crearsi queste disparità anche sociali, economiche, eccetera, e nasce la disuguaglianza. La società, secondo Rousseau, nasce proprio da cause esterne, cioè soprattutto dalla mancanza di risorse. L'abbiamo visto prima. Prima, nello stato di natura, l'uomo ha dei bisogni, facciamo 10 bisogni, facciamo come se fossero 10 bisogni, e ha 10 risorse, quindi appaga perfettamente i suoi bisogni. Ecco che quando mancano le risorse, quindi per cause esterne, che possono essere, per esempio, problemi del terreno, glaciazioni, momenti di forte siccità e quindi non possono, il raccolto va a sfumarsi, eccetera, quindi cause esterne provocano appunto la nascita di una società dove l'uomo si lega all'altro per cercare di progredire, eccolo lì il progresso. Progresso che porta a che cosa? A ricercare perché si progredisce, perché si cercano più risorse per i bisogni che si hanno. Quindi si vogliono più risorse rispetto ai bisogni naturali. E avviene, secondo Rousseau, una prima rivoluzione, che è l'epoca che lui chiama l'epoca più felice, in cui l'uomo si lega all'altro uomo per creare una famiglia. Quindi questa è la prima grande rivoluzione, dove si crea inizialmente come istinto sessuale e poi come vantaggio, perché io appunto vado nel progresso, progredisco grazie all'unione con la famiglia, famiglia il branco ristretto. E questa, lui dice, è l'epoca più felice. Poi c'è una seconda rivoluzione caratterizzata dalla nascita o dallo sviluppo, il progresso dell'agricoltura, ma anche della metallurgica, quindi la lavorazione per esempio dei metalli, anche per creare le armi, per uccidere le prede e via dicendo. E si scopre che l'uomo ha bisogno dell'altro, ha bisogno per sopravvivere, per colmare i propri bisogni, e quindi scompare l'uguaglianza. Iniziano a crearsi all'interno di queste società sempre più complesse, dalle tribù fino ad arrivare alle società moderne, di ruoli e di classi sociali, dove ci sono anche delle disparità. Ci sono alcuni teorici, infatti, che dicono che il 20% delle persone detengono praticamente la ricchezza di tutta la società. Poco importa la percentuale, ma la cosa importante è che a un certo punto questa seconda rivoluzione, che non è più l'epoca più felice, ha portato alla nascita di una disuguaglianza sociale, che non è una disuguaglianza solo fisica, ma è anche sociale e politica, perché c'è il ricco e il povero, c'è il debole e il forte, e quindi questa disuguaglianza ha generato questa uscita, questo allontanamento dallo stato di natura e questa corruzione dell'uomo, oltre al fatto che si sono generate anche proprio per questa disuguaglianza fisica, sociale, politica, anche le guerre. Ma veniamo proprio ancora ad analizzare questo discorso sull'origine della disuguaglianza. Vi leggo proprio un passaggio dove lui parla del patto iniquo tra ricco e povero, cioè lui dice che c'è un patto iniquo assolutamente, non c'è un'equità tra il ricco e il povero, che vi leggo perché è veramente molto interessante. Voi avete bisogno di me, qui è il ricco che parla, pensate al ricco che parla al povero in questo modo. Voi avete bisogno di me perché io sono ricco e voi povero. Stipuliamo dunque un accordo fra noi. Permetterò che abbiate l'onore di servirmi a patto che mi diate il poco che vi resta in cambio del disturbo che mi prenderò dandovi degli ordini. Quindi è tutto assolutamente a vantaggio del ricco, se ci pensate, cioè il ricco permette all'altro di avere l'onore di servirmi e in più gli chiede anche di avere il poco in cambio di che cosa? Di avere il disturbo di dargli degli ordini, cioè è assurda questa cosa. Eppure questo è un passaggio molto interessante proprio perché fa vedere l'iniquità del patto che si crea tra ricco e povero.
E questo ricco e povero, che all'inizio era all'interno magari di una tribù o di una piccola società, dopo diventa un patto iniquo tra lo Stato e il cittadino. Nasce proprio lo Stato. E come nasce lo Stato? Attraverso tre tappe: attraverso la legge e il diritto di proprietà, diritto di proprietà che consente quindi di avere delle proprietà io che sono ricco e di non avere delle proprietà tu che sei povero. E quindi c'è una disuguaglianza. La legge poi decreta anche questa disuguaglianza, queste regole che vanno spesso a vantaggio dei ricchi. La magistratura, che anche in questo caso decreta una distinzione tra i potenti e i deboli, e dal potere legittimo al potere arbitrario. Legittimo rispetto all'arbitrario, arbitrario vuol dire che si decide in base al arbitrariamente, quindi in modo relativo, e quindi qua c'è una differenza tra padrone e schiavo. Qua proprio si vede la disuguaglianza fisica, sociale e politica. Veniamo adesso a vedere il pensiero di Rousseau in comparazione a quello degli illuministi, perché qua bisogna fare un inciso molto importante. Rousseau è un illuminista, ma è anche un po' un illuminista sui generis, tant'è che qualcuno ha anche pensato che fosse un anti-illuminista. Vediamo prima di tutto quali sono i punti di contatto con gli altri illuministi, perché ce ne sono diversi. Innanzitutto la ragione, cioè il grande lume della ragione, la capacità di illuminare le menti, il fatto che gli illuministi, compreso anche Rousseau, dava grande importanza alla ragione, che può essere proprio la spinta, la salvezza del mondo. E c'è una grande spinta da parte degli illuministi, anche di Rousseau, al perfezionamento dell'uomo. L'uomo vuole sempre perfezionarsi, vuole sempre essere meglio. Attraverso che cosa? Ovviamente attraverso la ragione. Poi c'è un grande pensiero critico e riformatore verso la società, cioè si critica la società, ma si propone anche una riforma verso la società, sempre basata sulla ragione. E poi c'è la difesa della religione naturale e un allontanamento dai dogmi delle religioni fatte con lo stampino, secondo molti illuministi. Che cosa e quali sono i punti di scontro? Beh, il paradosso è che i punti di scontro con gli illuministi, che hanno anche tacciato Rousseau per essere quello che vuole far tornare gli uomini a delle bestie, allo stato di natura, eccetera, è in realtà che le interpretazioni dei punti di contatto che abbiamo visto adesso sono talvolta un po' diverse da Rousseau agli altri illuministi. Nel senso che Rousseau è un po' radicale nei suoi pensieri, adesso lo vedremo soprattutto con lo scritto Il contratto sociale. È molto radicale, quindi lo stesso pensiero, lo stesso punto di vista, con un'intensità maggiore, diciamola così, con un maggiore radicalismo. Però in realtà i punti di contatto sono veramente molti. È che lui, diciamo, che non ha avuto peli sulla lingua per dire, per dichiarare, per criticare in maniera molto serrata i pensieri e diciamo la corruzione dell'epoca. Poi è anche da dire una cosa: Rousseau si focalizza molto sulla ragione, sull'illuminismo, sul lume, eccetera. Lui parte dall'istinto, dall'importanza dell'uomo istintivo nello stato di natura, eccetera, però comunque sostiene ugualmente insieme agli altri illuministi che sia la ragione l'unica vera salvezza del mondo. Quindi è importante sottolineare questo aspetto. Vediamo adesso ancora più in dettaglio il pensiero di Rousseau, a partire da questo meccanismo che abbiamo già visto anche in altri autori, dove c'è l'Eden, cioè il paradiso, Adamo ed Eva per intenderci, la caduta e la redenzione. In questo meccanismo praticamente voi vedete che l'Eden, Adamo ed Eva si sono fregati da soli, cioè hanno mangiato il frutto che Dio gli aveva detto di non mangiare e hanno avuto quello che si meritavano, cioè la caduta. Secondo Rousseau, infatti, succede la stessa cosa dal suo punto di vista anche ateologico, cioè che l'uomo cade, caduto, si è corrotto da solo attraverso
la disuguaglianza, e qua c'è la disuguaglianza, ma si può redimere, può arrivare alla redenzione attraverso che cosa? Attraverso se stesso. L'uomo è il salvatore di se stesso. Perché? L'uomo, facciamo questo ripasso, l'uomo era libero, buono, nello stato di natura, era indipendente, era asociale, si legava agli altri solo per l'istinto sessuale e si è corrotto da che cosa? Dalle arti e dalle scienze, che sono effetti e cause di vizi. Dalle proprietà private che hanno creato questa disuguaglianza tra ricco e povero, dalla magistratura che hanno creato la disuguaglianza tra potente e debole, dal potere arbitrario che hanno creato appunto la disuguaglianza tra padrone e schiavo. Per uscire dalla corruzione, che cosa bisogna fare? Beh, bisogna avere, secondo Rousseau, nuovi occhi per guardare e per vivere la vita, l'amore, la famiglia. E un nuovo contratto sociale, è lì importante, il contratto sociale. I capolavori di Rousseau sono Nuova Eloisa, il contratto sociale, l'Emilio, dove proprio in varie argomentazioni Rousseau propone un'uscita da questa corruzione, cioè come si può uscire da questa corruzione. Nella Nuova Eloisa, per esempio, lui parla del matrimonio, della coppia guidata dall'istinto naturale, ma noi ci occuperemo nello specifico proprio del contratto sociale e dell'Emilio. Iniziamo proprio con il contratto sociale che è stato pubblicato nel 1762. Qual era l'obiettivo di questo libro? Beh, di parlare dell'uomo, di come si è evoluto dall'uomo di natura al cittadino. Attraverso che cosa? Attraverso tre aspetti: l'aspetto della sicurezza, l'aspetto della libertà e l'aspetto dell'uguaglianza. Questi tre aspetti devono essere preservati per fare in modo che l'uomo, che passa dall'uomo di natura al cittadino, non sia del tutto corrotto. Mi spiego meglio, vuol dire che l'uomo non sarà mai più nello stato di natura a livello puro, perché fa parte di una società, ma si trova al centro, come se non fosse un uomo nello stato di natura e non fosse neanche l'uomo corrotto della società dell'epoca. Quindi diventa un cittadino sicuro, libero per quanto sia possibile e uguale. Quindi bisogna rispettare questi tre principi. Come si fa a fare tutto questo? Attraverso il cosiddetto contratto sociale, da cui il nome dell'opera. Come si fa questo contratto sociale? Pensate proprio ai contratti di lavoro, ai contratti che si fa anche matrimoniali o quant'altro. Il contratto è una stipula di alcune regole, alcuni diritti, alcuni doveri di una persona nei confronti di un'altra. Adesso estremizzo. Ecco, secondo Rousseau ci deve essere un'alienazione dei diritti personali per ottenere lo status di membro di una comunità, cioè io mi tolgo, mi privo dei diritti personali perché non sono più io singolo, ma sono io all'interno di una comunità. E quindi c'è un'alienazione, vuol dire che io firmo un contratto in cui do tutti i diritti personali alla comunità e faccio quindi parte del tutto, della comunità. Si forma quindi un'unità di morale e collettiva attraverso che cosa? Attraverso lo Stato e il popolo che è costituito dai cittadini. Importante per Rousseau è il concetto di sovranità che risiede proprio nel popolo, ma adesso vediamo meglio nelle prossime slide di che cosa parla nello specifico e delle varie forme di governo. Ecco, iniziamo però a vedere che cosa vuol dire la volontà generale. Ecco, è la volontà del corpo politico, atta all'interesse comune, cioè quindi non è l'insieme delle volontà individuali, particolari, cioè io ho una determinata volontà, tu hai una determinata volontà, eccetera, eccetera. La volontà generale è la volontà del corpo politico, quindi dello Stato.
E com'è questa volontà generale? Beh, è retta innanzitutto. Perché è retta? Perché va verso il bene, il benessere, la felicità del popolo. Ed è per questo che è retta, vuol dire che è proprio si dirige, pensate, una via, un rettilineo, si dirige verso il benessere. È infallibile, vuol dire che non sbaglia mai. E se per caso il popolo si inganna, non è che si inganna perché ha peccato di volontà, ma perché è stata viziata la giustizia, il giudizio rispetto a quel determinato aspetto. Quindi è perché il giudizio è stato viziato. Poi è giusta perché va verso l'uguaglianza ed infine è indistruttibile, quindi la volontà generale, questo tutt'uno che è stato creato, l'abbiamo visto prima, da un'alienazione dei diritti personali per diventare una comunità, quindi si crea un contratto sociale, virtuale ovviamente, non c'è una carta da firmare, ma se pensate anche noi siamo così, noi abbiamo un contratto sociale con lo Stato in cui abitiamo, perché abbiamo dei diritti, ma abbiamo anche soprattutto dei doveri. Quindi facciamo parte di una realtà in cui non abbiamo stipulato un contratto come si fa nel contratto di lavoro, ma quasi, perché di norma chi abita nel territorio italiano ha determinati diritti e determinati doveri. Bene, adesso vediamo il concetto di sovranità e di governo, perché lui parla di due diverse tipologie, riferite sempre alle leggi, vediamolo qua. Cioè la sovranità è colui che, cioè, la parte, diciamo, dello Stato che emana le leggi, cioè le formula. Invece il governo le esegue. Quindi lui dice: i depositari del potere esecutivo non sono i padroni del popolo, bensì i suoi funzionari, cioè il governo. Il governo è il funzionario, ma chi emana le leggi è la sovranità. Esso può nominarli o destituirli quando gli piaccia. Quindi questo è riferito alla sovranità. Quindi è importante distinguere tra chi emana le leggi, cioè chi le formula, chi decide, chi sceglie, realizza, crea queste leggi e chi le fa eseguire, che è il governo, quindi è proprio molto diverso. Ci sono tre forme di governo. Allora, il governo nelle mani del popolo, l'aristocrazia, che è il governo nelle mani di una minoranza, e la monarchia, che è il governo invece nelle mani di uno solo. Adesso vediamo proprio nello specifico queste tre forme di governo. Allora, innanzitutto ponendoci questa domanda, qual è la forma di governo migliore? Beh, dipende, anche Rousseau dice così, perché in generale il governo democratico conviene ai piccoli stati, l'aristocratico ai medi e il monarchico ai grandi. Però Rousseau anche dice un'altra cosa nel contratto sociale, cioè sembra un po' che si contraddica. Perché all'inizio dice che dipende, la forma di governo dipende un po' dalla grandezza dello Stato e Rousseau poi a un certo punto privilegia l'aristocrazia elettiva, perché quando sono i più saggi a governare la moltitudine, ossia l'aristocrazia elettiva, purché si sia certi che la governino per il suo profitto e non per il loro, dicono. I pochi eletti, l'aristocrazia, che detiene il potere, ma deve detenere il potere, come diceva anche Machiavelli, in modo giusto, cioè non pensando soltanto al proprio profitto, ma anche al profitto degli altri. Ed è anche un po' critico nei confronti della monarchia e della democrazia. Su questo ci sono stati diversi commenti, diverse interpretazioni, perché ci sono un po' di cose strane in questa slide, nel senso che lui all'inizio ti dice che la forma di governo migliore dipende dalla grandezza, poi dopo privilegia l'aristocrazia elettiva, critica la monarchia e la democrazia, però alla fine è anche un fautore della democrazia, perché il potere viene dato al popolo e il popolo è libero nello Stato. E in quanto Stato, perché è come se prendiamo i Playmobil, no? Prendiamo tanti piccoli omini del Playmobil, è come se quell'omino del Playmobil
non diventasse lui in quanto tale libero, ma libero all'interno della sua casetta dei Playmobil, dove ci sono tanti altri. È libero lì dentro, grazie al contratto sociale, proprio perché ci sono dei diritti e dei doveri che lui deve rispettare, proprio perché è dentro la casetta dei Playmobil. Adesso passiamo all'Emilio, l'Emilio che è stato sempre pubblicato nel 1762, dove se nel contratto sociale si parlava del popolo, quindi come il popolo riesca a passare dallo stato di natura allo stato di cittadino, nell'Emilio invece la Rousseau si focalizza sul singolo, sull'individuo e su come tornare dallo stato di natura mediato dalla società. Mi spiego meglio quello che ho spiegato prima, cioè Rousseau in un continuum dove da un lato c'è lo stato di natura, quindi come era l'uomo all'inizio, e dall'altro c'è il cittadino corrotto, come lui aveva criticato i cittadini della sua epoca, c'è una via di mezzo, vuol dire che torniamo ad una situazione dove siamo più verso lo stato di natura, ma comunque mediato da una società. Non possiamo più essere asociali, come ho detto prima, ma dobbiamo essere dipendenti dalla società, ma allo stesso tempo liberi nello stato di natura. Quindi il focus in questo caso nell'Emilio è proprio sull'individuo e su come viene educato questo tale Emilio. Educazione che è un'educazione contraria rispetto a quella che si promuove nei giorni nostri, cioè invece che un'educazione positiva basata sulla virtù, sulla felicità, sulla verità, eccetera, viene denominata educazione negativa, cioè allontanarsi, fare un rinforzo negativo, quello che viene chiamato rinforzo negativo, cioè invece che dare importanza alla virtù, alla verità, alla felicità, alla serenità, si dà importanza al non fare questo, non fare questo errore, non avere questo vizio, non oziare, eccetera. E voi dite, vabbè, ma poi alla fine il risultato è lo stesso. No, non è lo stesso, perché da un lato c'è maggiore positività, maggiore ottimismo, dall'altro c'è maggiore paura, cioè c'è il classico genitore che dice non toccare, non fare, finirai così nella vita se non fai così. Ecco. Quello è il tipo di educazione negativa. L'apprendimento come avviene secondo Rousseau? Un apprendimento istintivo e naturale, basato sull'utilità, cioè istintivo e naturale perché deve ritornare un po' allo stato di natura, perché noi siamo esseri istintivi e emotivi, quindi viviamo nella sfera dell'istintività, della sopravvivenza, come abbiamo detto prima, ma anche basato sull'utilità, cioè che cosa mi è utile, quali sono i miei bisogni e come faccio a soddisfarli. Quindi ritorniamo sempre al punto di partenza. Poi Rousseau spiega anche che nell'educazione ci deve essere una via di mezzo tra l'amore per sé, cioè l'amor proprio, ecco, l'attenzione dei propri bisogni, della propria sopravvivenza e anche la solidarietà, perché comunque si fa parte di una società. Questo è infatti un'evoluzione rispetto allo stato di natura, perché abbiamo visto che quando c'era solo lo stato di natura, c'era solo l'amore per sé e poi c'era la pietà, cioè l'amore per sé vuol dire io penso solo alla mia sopravvivenza, sono istintivo, penso a soddisfare i miei bisogni. Adesso c'è anche la solidarietà, cioè il fatto che è diverso rispetto alla pietà, attenzione, perché la pietà è passiva, cioè mi guardo te e mi fai compassione, guardo te che vieni sbranato da un predatore e mi dispiace, ma rimane lì. La solidarietà invece è attiva, vuol dire che sono all'interno di una società e attivamente aiuto l'altro. Prima ovviamente devo avere anche amore per me stesso. La libertà guidata vuol dire che sono libero, ma non un cane sciolto come nello stato di natura, dove ero asociale, indipendente, autonomo, mi facevo i fatti miei, ma guidata dallo Stato, perché sono comunque all'interno di uno Stato, dove ci sono, appunto, abbiamo avuto un'alienazione dei diritti personali per diventare non più un io singolo, ma un io collettivo, un io all'interno della società.
E poi c'è importante, secondo Rousseau, che l'educazione aiuti anche a gestire le proprie passioni e i propri istinti, quindi sempre per il motivo della mediazione tra lo stato di natura da una parte e la società dall'altra. Un'ultima cosa interessante, sempre nell'Emilio, nel quarto libro dell'Emilio, lui parla della professione di fede del vicario savoiardo. Lo vediamo velocemente, ma più che altro per quanto riguarda la religione, perché innanzitutto, secondo Rousseau, la ragione illumina il percorso di fede attraverso due dogmi, innanzitutto che Dio esiste e secondo è la libertà dell'anima. E secondo Rousseau, è molto importante questo perché anche qua c'è un po' una contraddizione, la fede si sceglie ma non la si impone a nessuno, cioè non la si impone agli altri. Io scelgo per me stessa, ragionando, utilizzando il lume della ragione, ma non la impongo agli altri. Però attenzione, c'è un po' una contraddizione perché abbiamo detto che nell'Emilio parla della libertà religiosa, ma nel contratto sociale lui dice che c'è un obbligo del credo civile, cioè è dove c'è il sovrano che ne fissa gli articoli, perché nel contratto sociale, se io faccio parte di una società, devo attenermi, abbiamo detto, l'alienazione dei diritti personali, devo attenermi a quello che sceglie il sovrano per me, e quindi c'è un obbligo del credo civile. E qua c'è un po' una contraddizione, perché da un lato dice una cosa, dall'altro dice un'altra. Poi sarò felice, vedere i vostri commenti proprio su questo fronte. Beh, insomma, ci sono veramente tantissimi aspetti interessanti di Rousseau, ci sarebbe ovviamente da approfondire, questa è una lezione di introduzione, poi andrebbero veramente studiati in modo un po' più approfondito, soprattutto il contratto sociale, eccetera. Io nello specifico sono più sul mondo, essendo psicologa, sono più sul mondo dell'interiorità, un po' di Pascal, eccetera, sul mondo politico, sul mondo economico, sociale, un po' meno. Quindi preferisco magari lasciare l'approfondimento su tematiche politiche a chi è giustamente più ferrato di me. Benissimo, io ti aspetto come sempre sul mio canale, iscriviti, attiva la campanella di modo che tutte le volte che io faccio upload di un video riceverai una notifica e poi ti aspetto sugli altri miei social. A presto!